Bellezza e benessere psicofisico. Studio medico dottor Gino Ferroni. Medicina estetica. Epilazione laser, LPG, lipotren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, TECAR, ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze 51. 075 816 08. ferronigino@virgilio.it. Amici carissimi dell'Umbria Vera di Giada, salve a tutti, un nuovo appuntamento con pillole di saggezza grazie al dottor Gino Ferroni. Oggi ci parlerà di miele. Grazie Giada, come voi sapete io improvviso sempre un pochettino in base alla settimana che ho passato. Una signora mi ha regalato un vaso di miele e quindi ne voglio parlare. È un prodotto animale, deriva appunto dalle api come il latte deriva dalle mucche. Non si riesce a produrlo in laboratorio. È la forma più concentrata di zucchero, ce n'è quasi l'80%. Solo nei datteri si raggiunge una percentuale così alta, ma si ferma al 65-70%, non di più. Il miele è sempre esistito, dal 1700-1800 sono nati i primi alveari e si è iniziato a produrlo in modo, diciamo, significativo. Ci sono vari tipi di miele. Abbiamo quelli da un'unica cultura, il miele di acacia, di castagno, rosmarino, timo, ce ne sono quasi 100 tipi. Il più comune è quello dei mille fiori, dove le api appunto, posandosi sui fiori, prendono il nettare, iniziano a digerirlo nella bocca con i loro enzimi, lo portano nell'alveare, lo depositano nelle cellette, qui avviene la disidratazione. Si passa da un contenuto di acqua intorno al 75% a un contenuto del 20% in circa 3-4 settimane. A questo punto le api chiudono le cellette con uno strato di cera e il miele è pronto per la raccolta. La raccolta viene fatta in modo rapido perché naturalmente le api soffrono il meno possibile. E poi viene pastorizzato. Non sempre è necessaria la pastorizzazione. Se il produttore ha pazienza di aspettare qualche giorno in più, quindi la disidratazione scende ancora da un contenuto di acqua dal 25 al 20%, le muffe non si moltiplicano e quindi il miele rimane tale e quale per mesi e mesi. Bisogna stare attento quando si acquista il miele. Questo viene dalla produzione locale, è ottimo, si può prendere anche nei supermercati controllando un po' l'etichetta, perché ci sono tante piccole frodi, cioè aggiungono nel miele gli zuccheri derivanti dalla barbabietola e dal mais, quindi la qualità è proprio quasi, non dico scadente, ma molto molto minore. L'unica accortezza che bisogna avere, bisogna, tanti non lo sanno, è che il miele non va dato ai bambini sotto un anno, perché se non è stato pastorizzato, e questo chiamiamolo casareccio, non ha subito quella pastorizzazione, può dare origine al cosiddetto botulismo infantile, perché ci possono essere delle spore di Clostridium botulinum che, moltiplicandosi, possono dare origine a questa anche grave patologia. Perché si preferiscono gli zuccheri contenuti nel miele? Perché il miele, l'80% è vero che sono zuccheri, il 17-18% è acqua, ma un 2%, 2-3% contiene proteine, contiene minerali, contiene tantissime vitamine senza che ve le sto ad elencare tutte, contiene i polifenoli che sono fondamentali per il nostro organismo e quindi è un ottimo alimento da preferire al saccarosio, da preferire quindi al glucosio che noi costantemente utilizziamo per dolcificare. Meglio un cucchiaino di miele nel cappuccino che non un cucchiaino di zucchero.
Poi, quindi, va bene, però, va bene sulla fetta biscottata, ma non va bene mangiarlo a cucchiaiate, come fanno alcuni, pensando che sia un alimento salvavita. Non lo è. È sempre un alimento che dà calorie. Quindi, aumenta l'energia negli sportivi, va bene il cucchiaio di mese negli sportivi, ma l'uso quotidiano deve essere moderato perché è sempre una fonte di calorie. Quindi da preferire lo zucchero bianco, ma sempre da usare con moderazione, e soprattutto, se possibile, se vi è possibile, acquistatelo nelle vostre vicinanze da produttori locali oppure con etichette dove c'è scritta la provenienza. Sperando di avervi dato qualche consiglio, vi saluto e ripasso la linea alla nostra carissima Giada. Grazie dottor Gino Ferroni, vi ricordo che lo studio del dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 800 1608 oppure 335 43 45 84. Il centro estetico Progetto Immagine si associa ad un nuovo marchio internazionale, Beauty Premier. Beauty Premier Bastia Umbra offre una vasta gamma di soluzioni per rilassare corpo e mente. Trattamenti per il viso e per il corpo, massaggi, epilazione, manicure, pedicure e solarium. Inoltre, all'interno del centro estetico troverete tecnologie di ultima generazione. Laser al diodo, radiofrequenza a viso e corpo, infrarossi. Chiamaci per prenotare un appuntamento. Beauty Premier Bastia Umbra, via Firenze 51, a Bastia Umbra, Perugia, telefono 075 80 11 351.